C'è soltanto di punta, bisogna imprimere una forza superiore ai 500 grammi, altrimenti la luce non si accende. Medaglia di bronzo a Sydney, Shevchenko, il russo Shevchenko che eliminò proprio Sanz dalle semifinali, dalla zona medaglia. Tanto c'è ancora un attacco di Cassara. Torna in vantaggio Cassara. Stavolta ha costretto l'avversario in fondo alla pedana, è stato preciso, ancora una volta stoccata che predilige arrivando dall'alto, facendo fluettare la sua lama sulla schiena del suo avversario che è molto più piccolo. E quindi in questa occasione ha più facilità a effettuare questo colpo che predilige il bresciano. Non sono d'accordo, non è favorevole alla ricostruzione della presenza di giuria. Vediamo se si può chiarire dalle immagini rallentate. Sono d'accordo perché secondo me, eccolo qua, è lui a trovare il ferro. È Cassara, parte il suo avversario, ma è Cassara a trovare il ferro sull'avanzata dell'avversario. Questa contro di quarta ha parato all'avversario interno e ha risposto, invece ha dato attacco al russo. Centropedana, Ganev subito cerca di sfruttare la sua velocità, nulla di fatto. Tempo comune. Ancora nulla di fatto, bersaglio non valido. È una parata e risposta che però, la vedete sulla partenza, va a finire addirittura sulla coscia del suo avversario, la gamba di dietro. Attacco adesso va, lì. Va Cassara, ritorna in vantaggio, 7-6. Eccola qua, partenza in anticipo di Cassara, arriva poi la punta del suo avversario, ma chiara la precedenza. Cassara che aveva condotto con Guyard 12-7 di 5 stoccate prima di un finale a lui sfavorevole. Eh sì, arriva, ha cercato il controtempo, ha avanzato cercando di parare, rispondere, ha provocato il suo avversario, ma è arrivata subito la punta del russo. Un bel particolare del movimento dei piedi, eccola qua, parte, va a parare, ma a questo punto la punta era già arrivata sul bersaglio. Mal pare, come si dice in gergo, parata scarsa. Ancora parità. L'attacco di Cassara in bersaglio non valido. Adesso si è fermato Cassara, si è lasciato la scarpa. Ha colto l'occasione, visto che Ganev aveva ancora una volta a perdere tempo. Questa volta ha sistemato la maschera. Non si è fatto innervosire Sanzo nella semifinale. E vediamo adesso, sì, è Ganev. È giusto, questo è l'attacco di Ganev. Si è girato, ecco l'attacco del russo, si è girato Cassara verso Magro, il quale gli ha detto sì, è così. In vantaggio il russo, che questa volta brucia proprio sul tempo Cassara, più due per Ganev. Si è fatto sorprendere, è rimasto fermo sulle gambe, ha cercato poi di andare a parare, ma ancora una volta in ritardo. Non è andato via, non è riuscito a trovare il ferro dell'avversario neanche in parata. Ha subito l'attacco, deve assolutamente ritrovare subito la giusta concentrazione. Intanto c'è una parata e risposta di Ganev molto bella, più tre, momento di difficoltà di Cassara. Eccola qua, la parata, vedete, trova il ferro. Adesso questa volta è l'avversario che risponde sulla schiena, ma soltanto perché si era abbassato Cassara, altrimenti non avrebbe mai potuto tirare questa stoccata a un avversario molto più alto di lui. Decisamente più tre il vantaggio adesso di Ganev. Prova ad avanzare. È in fondo, è fuori.
è fuori, è segnalata dal giudice, anche stoccata dunque per Cassara. Sì, c'è anche il giudice in fondo di rivediamo qua. Vedete, guarda, questione di centimetri, poi va fuori, va fuori, vedete, oltre, ha alzato la mano anche il giudice in fondo alla pedana, che nettamente oltre la parte più scura, si è ben visto nelle immagini riproposte dalla regia. Ricordiamo che in fondo alla pedana ci sono due giudici in ausilio al presidente di giuria, che segnalano eventuali scorrettezze, uso del braccio non armato, e stanno anche attenti appunto a queste situazioni come quella che abbiamo visto poc'anzi, quando il russo è uscito con tutti e due i piedi dall'ultimo elemento della pedana. Vantaggio sempre più due per Ganev. Cassara si sottrae all'avanzata dell'avversario. Un minuto, ma potrebbe finire in un minuto il match. È ancora una stoccata di Ganev sulla preparazione di Cassara, braccio piegato, si è fatto anticipare sulla partenza. Eccolo, parte, eccola la stoccata che arriva, vedete, in questo momento. Poi arriva anche successivamente quella di Cassarama in ritardo. Anga, re, ale. Torna più 3 Ganev, 11-8 il vantaggio del russo, che prova ad attaccare, ma è adesso è Cassara. Successo il perfettamente il contrario di quello che avevamo visto in precedenza, il russo a partire, ma l'anticipo è di Cassara. Vedete, il braccio è piegato, eccola qua la stoccata, ancora deve arrivare quella del russo, arriverà successivamente ma in ritardo. Deve assolutamente mantenere alta la concentrazione, non può sprecare questa occasione Cassara, deve centrare questa medaglia perché è alla sua portata. Più due sempre per Ganev, 48 secondi al termine di questa prima manche, a meno che qualcuno dei due contendenti raggiunga le 15 stoccate. Cassara prova a costringere l'avversario. Se parte così, va. Se parte così, arriva a bersaglio. Meno uno per Cassara. Questa volta la misura era giusta, il tempo, vedete, scappa il suo avversario, batte sul ferro, punta, ed è il gioco di pugno come ha fatto fluettare la sua lama, si è anche abbassato l'avversario, quindi addirittura ha favorito la sua stoccata che arrivava dall'alto. Ancora attacco di Cassara. Parità, 11-11. Raggiunge Ganev Andrea Cassara. Bravo Andrea. Stavolta ha fatto finta di arrivare dall'alto, poi invece ha abbassato il pugno, è arrivato di al corpo di punta dritto. Ancora a bersaglio Cassara. In vantaggio Andrea Cassara in questo finale davvero emozionante. A terra Ganev, parata, parte e risponde, ha cercato anche di girarsi, di non far trovare il suo bersaglio, poi si è buttato a terra. Adesso Andrea Magro, vedete i consigli al suo atleta. Tanto Ganev stavolta ha un problema alla caviglia, riprende, ma diciamo che come abbiamo visto la sua condotta di gara è sono state 3 stoccate micidiali di Cassara, che ha girato completamente il match. Bravissimo. Adesso con grande decisione ha aspettato l'avversario in parata, parata e risposta, eccolo qua, para quarta e risponde alla spalla. Perfetta questa esecuzione nel bersaglio alto. Cassara. Bravo, sta cambiando anche il bersaglio, cambia anche la varietà di colpi di Cassara, non dà riferimenti al suo avversario. Ancora lui a trovare ferro. C'è. Bravo Andrea. 14ª stoccata. Una botta per la medaglia di bronzo per Andrea Cassara, il suo esordio olimpico. Il carabiniere lombardo alla ricerca della 15ª stoccata. Ganev
attenzione, ha cercato di mantenere la misura lunga e invece è arrivato il suo avversario, ha cercato anche di parare poi col ferro ma non c'è riuscito. Bronzo lo scorso anno a Lavana. Bravissimo. Tocca. Bravissimo. Medaglia di bronzo per Andrea Cassarà al suo esordio olimpico, 15-12 su Ganev. Vedete il bel primo piano del giovane, il ventenne bresciano che conquista la medaglia di bronzo. Tanti italiani a sostenere in tribuna Andrea Cassarà, ecco anche Enrico Di Ciolo, Andrea Magro, l'abbraccio di Andrea Magro, il suo commissario tecnico, abbiamo visto anche Enrico Di Ciolo in pedana. È un grande risultato. Grande risultato, sarebbe stato davvero un peccato dopo aver avuto la possibilità di andare in finale per la medaglia d'oro non conquistare quella di bronzo. Doveva assolutamente mantenere alta la concentrazione, la grande rabbia per l'assalto perso in precedenza, ma la medaglia di bronzo è comunque un risultato importante per un atleta così giovane. Grande risultato per Cassarà, medaglia di bronzo a 20 anni al suo esordio olimpico. Torneremo naturalmente a collegarci qui dalla Fencing Hall dell'Olympic Complex di Ellinico. Adesso qualche suggerimento pubblicitario. Tricolore per festeggiare Andrea Cassarà questa medaglia di bronzo, le lacrime di Andrea Magro, del suo commissario tecnico. Vedete tanti sostenitori in tribuna, tifosi appassionati giunti da tutta Italia e anche naturalmente atleti delle altre specialità. Cassarà, adesso lo vediamo. Tantissimo, è da 2 anni che sto lavorando tantissimo, ho 20 anni, mi è sfuggita per un pelo la medaglia, forse più importante, ma non importa, ho tirato bene, ora passo il testimone al mio compagno Stanzo e ci rifaremo il 21 a squadre dove vinceremo sicuramente. Hai qualche consiglio da dare a Stanzo? Deve stare tranquillo che ora è più forte. Grazie, complimenti Andrea. Rivediamo ancora la stoccata decisiva, finale, conclusiva di Andrea Cassarà, che dunque conquista la medaglia di bronzo, la 7ª nella storia della partecipazione dei fiorettisti italiani nel torneo individuale ai giochi olimpici. L'ultima medaglia di bronzo nell'84 fu conquistata da Stefano Cerioni, che tra l'altro è proprio uno dei maestri di Andrea Cassarà insieme a Giulio Tomasini. In precedenza 2 medaglie di bronzo per Giulio Gaudini, anche Giorgio Bocchino, il grande Manlio Di Rosa, Antonio Spallino, medaglie di bronzo all'Olimpiade, ultimo oro nel 96 con Alessandro Puccini. E ricordavamo Fabio Dalzotto, medaglia d'oro nel 76, fu una medaglia importantissima, travolse tra l'altro nello spareggio, lo ricorderanno gli appassionati con qualche magari capello bianco, il sovietico, allora sovietico, Romankov, riportando dopo 40 anni il fioretto italiano nell'individuale sul gradino più alto del podio. E da allora
il fioretto italiano è tornato spesso a vincere l'Olimpiade, da quel 76 con Dalzotto, Mauro Numa nell'84, Stefano Cerioni nell'88 e Alessandro Puccini nel 96, in tutto 8 medaglie d'oro nel torneo individuale del fioretto maschile per l'Italia. Tante storie, campioni indimenticabili, come ricordato il più giovane di tutti, però Nedo Nadi nel 1912, prima di quella grande, 8 anni prima di quell'Olimpiade memorabile nel Luc, battuto per 15-6, poi il cinese Wu An Siong 15-10, avversari temibili tutti questi asiatici. Infine in semifinale, come vi abbiamo proposto, il successo sul russo Ganev 15-12, quadrato Brice Guyard, il francese nel primo turno eliminazione diretta, superato l'egiziano El Azizi, poi il connazionale Loïc Ateli, il campione del mondo il tedesco Peter Jopik e in semifinale Andrea Cassarà 15-14, proprio con un rush conclusivo per una stoccata. Adesso la finale tra Salvatore Sanzo sulla sinistra dei teleschermi e Brice Guyard. Tutto pronto per questa finale nel fioretto maschile individuale. Parte subito Sanzo alla caccia dell'avversario, adesso indietreggia e Guyard ad avanzare, nulla di fatto. Non c'è stata stoccata, è stato prima un attacco di Sanzo che ha percorso tutta la pedana, poi ha concesso tutti i metri guadagnati al suo avversario, ma nessuno dei due è arrivato sul bersaglio. Non va neanche questa stoccata, poi si scioglie la misura bene Sanzo, adesso riprende l'iniziativa Sanzo e va a segno, prima stoccata per l'azzurro. Partito con grande sicurezza, anche provocato il suo avversario, poi ha scaricato il suo attacco. E ancora Sanzo a prendere l'iniziativa. Parte bene Salvatore. Ottimo tempo del carabiniere pisano, 2-0. Braccia allargate verso il presidente in giuria a dire è netta questa stoccata. Riesce a parare Guyard, riprende l'arma in linea di Guyard. Ha visto con quale sicurezza si è avvicinato verso la punta dell'avversario e poi ha trovato ferro e ha tirato ma non ha toccato. E ancora Toti, ancora Sanzo a prendere l'iniziativa. 3-0. Ecco qua, va a vuoto il suo avversario, riparte Sanzo e tocca. Angar, è tu prep, ale. Ancora Sanzo, dietreggia molto mobile in pedana, bravissimo. Va. Questa volta è riuscito ad evitare la stoccata del suo avversario abbassandosi. Eccolo, vedete, si abbassa, lascia la punta sul bersaglio del suo avversario, quindi evita il colpo di Guyard in attacco e tocca soltanto lui. 4-0, reattivo al punto giusto. Ancora Sanzo. Voleva fare la ricostruzione, tocca Guyard, prima stoccata del francese. Voleva fare la stessa cosa di prima, poi vedete parte il suo avversario, lo provoca, vedete, lo chiama, però non tocca sulla. Abbiamo visto fuori, con la mano sinistra l'ha chiamato. Poi ha accusato con grande fair play la stoccata verso il presidente di giuria. Adesso è la stoccata Guyard. Di Guyard. Ha giudicato, vediamo, l'attacco al francese, ha dato l'attacco al transalpino, ha detto che Sanzo ha cercato ferro, adesso l'ha trovato il ferro ma non è riuscito a rispondere, cercava una risposta anche spettacolare.
grande padronanza tecnica, voglia di dare spettacolo. Adesso è il francese ad attaccare, ha cercato di difendersi di misura Sanso, portando via il bersaglio, scappando, ma vedete arriva la punta sulla sua schiena, la punta dell'avversario. 4-3, si fa sotto Guyard. Eccola qua la partenza, è stoccata. Sanso, si incrociano le lame con tra Sanso e Guyard, tacca. C'è l'alto del presidente di giuria, è uscito prima con un piede, adesso fa controllare la sua, il suo fioretto, non funziona, va a sostituirlo, la sacca con i fioretti, le armi preparate dal tecnico Gilberto Zarra, tecnico delle armi azzurro. Andrea Magro nell'angolo a incitare Salvatore Sanso, che riprende, può okay. Riprendere il match, l'assalto. Si riportano in posizione i contendenti. Sanso fa questo attacco, ancora Sanso, c'è un bello, sì, bello scambio, tocca. Serie di parate, controparate, l'ultima, quella vincente, quella che preferiamo è di Sanso. Eccola qua, il bersaglio alto sulla spalla destra di Guyard. 5-3 più 2 per Salvatore Sanso. Adesso ha cercato un controtempo partito provocando l'avversario, ha cercato il ferro di Guyard, non l'ha trovato Sanso. Eccolo qua, vedete, va vuoto, arriva la punta del francese. Partenza sulla voi, attenzione. Attenzione, si è tolto la maschera, cartellino giallo per Sanso. Cartellino giallo, si è tolto la maschera senza chiedere alla presidente di giuria. Cartellino giallo per Salvatore Sanso. Davvero non perdonano nulla i presidenti di giuria. 5-4 il punteggio a favore sempre dell'azzurro. Si riprende. 1-59, 5 pari e è stato aggiornato il punteggio sulla stoccata precedente, parità dunque. Stoccata per Guyard, protesta Sanso e anche Magro. Vediamo, si è fermato sul primo movimento il francese, invece il presidente del giuria ha giudicato valido comunque il suo attacco. È passato in vantaggio il francese per la prima volta nel match. Adesso è corto il francese, ma riparte subito Sanso, nuova parità e va a bersaglio. Eccola la preparazione, stoccata tirata con grande tranquillità, con grande scioltezza. Sembra molto tranquillo dalle immagini che vediamo. Tempo comune, sì, ho avuto anch'io questa impressione, che abbia affrontato con grande, con determinazione ma tranquillità la... Ancora Sanso, l'attacco non va, è il francese a ripartire, anche se ha avuto un momento in cui stava perdendo l'equilibrio, scivola sul fondo della pedana. Riparte da centro pedana il pisano, vedete, arma in linea, arretra, no, attenzione, un cartellino giallo, no, sembrava che il... sì, sì, al suo avversario, cartellino giallo per Guyard, sì, che è andato ad urtare, ecco, sì, ha simulato, il presidente di giuria ha proprio simulato l'intervento irregolare di Guyard con la spalla, è andato ad urtare Sanso. Inflessibile dunque, cartellino giallo anche per Guyard, per entrambi, situazione di parità, e adesso è Guyard a toccare, arma in linea di Guyard a minacciare il bersaglio di Sanso. In questo caso bisogna trovare il ferro, cioè bisogna battere sul ferro dell'avversario, vedete, non ci riesce Sanso con questa
azione, con questa cavazione evita la parata di Sanso. Guyard e tocca 7-6, di nuovo in vantaggio il francese, si difende bene a fondo. Pedana è fuori, nettamente fuori, ha dato la stoccata, ma secondo me non si era neanche accorto che fosse Sanso in fondo alla pedana. Ecco, sì. Rivediamo, vedete queste immagini, chi perde l'equilibrio poi va ancora indietro, è uscito, portato indietro i due piedi oltre la zona più scura. Guardate che scambio, serie di parate e controparate, a cartellino rosso e dunque stoccata a favore di Sanso per questo. Ecco, rivediamo questo scambio. Sì, c'è un calcio addirittura clamoroso nel mondo della scherma, dove sì, il fair play dice, devo dire che qui abbiamo visto, ricordiamo nella finale, ricordiamo tra Montano e Nemsi che molto sportivamente che aiutava l'avversario quando aveva avuto i crampi. In questa occasione invece c'è stato addirittura un calcio e ha pareggiato comunque Guyard dopo aver subito il cartellino rosso per la scorrettezza. Poteva essere anche un provvedimento più severo a questo punto, e c'è il nero poi, vorrebbe dire espulsione. Sì. Adesso sulla sosta, sulla pausa del francese Guyard, ottima la scelta di tempo di Sanso, vedete braccio piegato, eccola qua la stoccata che precede poi quella del francese, grandissima scelta di tempo di Sanso. 9-8 più 1 per l'azzurro, parte ancora, attacco corto, si difende bene il francese che adesso tocca di nuovo, parità. Sì, si è difeso molto bene, ha tenuto la giusta misura sull'attacco di Sanso e poi è ripartito. E rivediamo. Ripartito è a parità, c'è da soffrire. D'altra parte finale olimpica. Nulla di fatto. Parata risposta di Sanso, ma va in bersaglio non valido. Adesso è il francese invece a parare e rispondere, ma anche lui è impreciso e va in bersaglio non valido. Ancora nulla di fatto, sempre parità, 9-9. Parte il francese sulla boi, non tocca. Vantaggio per Salvatore Sanso. Per fortuna va fuori questo attacco del francese, tocca invece il contrattacco di Sanso. Attacco di Sanso, sì. Va a cercare ferro il suo avversario, se ne è accorto il presidente in giuria, ha anche simulato l'azione con un movimento di pugno. Ecco qua, vedete il movimento del pugno di contro, movimento che fa il suo avversario, significa che è andato a cercare ferro, non l'ha trovato e quindi ha ragione giustamente l'attacco di Sanso. Più due per Sanso. Adesso l'attacco è di Sanso, ma cade sotto la parata di Guyard. Rivediamo, prende ferro e tira. Non era d'accordo Magro su questa interpretazione, cosa dici Stefano? Mi sembra però che questa sia una presa di ferro del francese sull'attacco di corretta, quindi sì, la decisione. L'attacco adesso è di Guyard, parità, ancora parità, bisogna davvero soffrire fino alla fine. Ancora parità, rivediamo dall'alzo. Ancora questa stoccata portata dal francese. Adesso è Toti però, è Sanso a prendere l'iniziativa. 12-11 per il campione del mondo a squadre nel 2003. Ha fatto un primo movimento e poi è partito in anticipo. Più uno. 57 secondi al termine di questa prima manche, ma non ci saranno bisogno probabilmente di tempi di riposo. Attenzione, una parata e risposta di Guyard, fortunatamente in bersaglio non valido. Salvatore Sanso attacca, ferma il presidente di giuria. C'è un
bersaglio non valido, ha colpito sulla mano Sanso il francese Guyard. Attenzione, attacco del francese, si è tolto, si è rimesso subito la maschera Toti, sì, per evitare nuova parità, nuova parità, pericoloso, si è stato ammonito, deve stare attento a non subire una seconda ammonizione che vorrebbe dire stoccata all'avversario. 12 pari, scioglie la misura bene, Sanso riparte, non va questa stoccata, peccato, c'è stato uno Guyara, uno scambio, una serie di attacchi, vedete l'ultimo a partire è il francese. 13-12, sono difesi tutte e due di misura, prima Sanso, poi è ripartito lo stesso e poi l'ultima partenza è stata quella del francese Guyard. Assolutamente ritrovare subito le idee, siamo davvero vicini. Non va l'attacco di Guyard, che tocca Guyard adesso. È andato fuori, è partito Sanso, vedete, e va fuori, non tocca, non arriva la punta sul bersaglio, tocca soltanto il francese. 14-12, situazione davvero delicata, deve mettere a segno tre stoccate senza subirne alcuna Salvatore Sanso. Parte Guyard, l'attacco di nulla di fatto, Guyard va in bersaglio non valido. Nulla di fatto, sempre Guyard in vantaggio, 14-12. Forza Toti, bisogna assolutamente recuperare. Chiude Guyard, 15. No, l'attacco è sul bersaglio non valido. Protesta anche Sanso su questa decisione. Guyard si era già tolto la maschera per esultare. Ha chiesto al giudice in fondo alla pedana di controllare perché si è abbassato la testa a coprire il bersaglio valido il francese Guyard, ha chiesto al giudice se l'avesse visto, non è stato segnalato nulla. Si riprende, vantaggio Guyard che attacca, Sanso toglie misura. Toglie misura, tocca Sanso, tocca Sanso, 14-13 per il francese, ancora da recuperare una stoccata e una per aggiudicarsi la medaglia d'oro. Cambia il fioretto Guyard, rivediamo, eccolo là, stoccata che riduce lo svantaggio, bisogna assolutamente crederci. Forza Toti. Eh sì, un grande torneo olimpico, tocca Guyard, il campione olimpico Guyard, medaglia d'argento per Salvatore Sanso, medaglia d'argento, 15-13, davvero amara questa finale. Salvatore Sanso che forse nel finale ha anche accusato i problemi della vigilia, non era più lucido come in avvio. Guyard, campione olimpico, beffati due italiani da Guyard, Cassarà in semifinale, che poi si è conquistato la medaglia di bronzo ai danni di Ganev, e poi Guyard ha sconfitto anche Sanso. È davvero, Federico, davvero un peccato, perché ripeto, i nostri fiorettisti, intendo tutte e tre, anche Simone Vanni, sono i più forti al mondo, le hanno dimostrato durante la stagione, lo hanno dimostrato in questi anni in cui si sono aggiudicati due mondiali, Simone l'anno scorso ha conquistato anche l'argento, quindi una squadra davvero forte, ed è un peccato perché contavamo di salire sul gradino più alto del podio e gli avversari erano anche alla nostra portata. Sicuramente non era certo tra i favoritissimi, diciamo, Guyard, comunque quinto nella classifica di Coppa del Mondo, un successo quest'anno in Ungheria soltanto per il francese. Ma io, parlando con i ragazzi all'inizio, qualche giorno prima
così sugli avversari. I nomi che mi avevano fatto non erano assolutamente questi che sono arrivati in finale. Mi avevano parlato di Biesdorf, di Wang, di Nasibulin, di Yong, di cinesi, Jopic anche Jopic, ma nessuno aveva parlato di Guyard, e invece è stato proprio lui a conquistare la medaglia d'oro. E la quarta medaglia d'argento nella storia delle partecipazioni azzurre ai tornei olimpici di fioretto maschile individuale, la quarta dopo Pietro Speciale, Edoardo Mangiarotti e Giancarlo Bergamini. Medaglia d'argento dunque a Sanzo, campione olimpico Guyard. Naturalmente torneremo a collegarci per la cerimonia di premiazione per le medaglie d'argento di Sanzo e di bronzo di Cassarà. Adesso la linea allo studio. Finali straordinarie, una in particolare quella dei 200 stile libero uomini, ma cominciamo subito con le semifinali dei 200 stile libero donne. Linea a Sandro Fioravanti, a te. Buon pomeriggio dalla Vasca Olimpica di Atene. Buon pomeriggio Sandro, buon pomeriggio a tutti. Questa è la prima delle due semifinali dei 200 stile libero donne, con Josephine Lillehage, la svedese. Entriamo nel gruppo delle possibili più accreditate protagoniste per l'ingresso in finale. E poi Claudia Paul Harens, l'atleta del Costa Rica, al rientro dopo due anni di squalifica. Federica Pellegrini, il giovane talento azzurro che ha nuotato 1,59-80 in batteria di qualificazione e ha un personale 1,58-59 che potrebbe, perché no, riottenere. Questo varrebbe certamente la qualificazione, per non parlare poi d'altro. Lindsay Benko, l'americana, non sappiamo dire esattamente quanto valga. Luca Netrals ha notato una gara piuttosto lenta per quelli che sono in realtà i valori possibili per gli Stati Uniti. Alena Popchanka, e lei invece è un'atleta da tenere d'occhio, è pericolosa, ha una seconda parte di gara molto coraggiosa e veemente, ha notato bene la farfalla. Yang Yu, la cinese, a chiudere in ottava corsia. Diciamo, Luca, è difficile ragionare su questi 200 stile libero. Rispetto ai maschi possiamo dire che il livello tecnico medio è meno elevato. Quello è stratosferico. Stiamo paragonando la gara femminile alla gara maschile, che sembra essere, almeno sulla carta, la gara delle Olimpiadi per quanto riguarda perlomeno il nuoto. Federica parte bene, non perde più di tanto nel tuffo, anzi guadagna un buon 30-40 centimetri ai cospetti di Claudia Paul. Questa mattina ho notato con un passaggio lento i primi 50 metri, ecco la sua azione subacquea, molto elegante, gomito alto soprattutto con il braccio sinistro. Federica nuota in quinta corsia, quindi tra le due corsie che sono in giallo, diciamo così, quella più bassa rispetto all'inquadratura. In costume azzurro molto evidente, 27-46 è il passaggio della Marshall, se non vado errato, per Federica Pellegrini, 28-39. È un passaggio perfetto quello di Federica, è lì in linea con tutte le altre. Si sta sfogando Melanie Marshall, è la capolista mondiale stagionale, la britannica. Non ha nuotato fino adesso benissimo l'inglese, in staffetta nulla di che. Lo stesso in realtà si può dire anche di Federica, che adesso invece esce bene, rompe gli indugi. Bella gara quella di Federica fino a questo momento, la gara in realtà inizia ora, ai 100 metri. La Pellegrini 58-34. È lì, anzi ti dirò di più Luca, l'impressione che voglia in qualche modo gestirla questa gara, sta andando in testa, va a condurre questa danza che non è esattamente, come dire, in compagnia del nulla assoluto, anzi, ma alcune atlete sono delle possibili protagoniste a livello mondiale. Lei sta conducendo le danze con un piglio, Luca, che è enorme, enorme impressione Federica Pellegrini, soprattutto in questa terza vasca, quella della verità. È passata avanti senza alcun dubbio, 4 decimi sotto il passaggio del record italiano, ancora in piena spinta Federica, ottima la battuta di gambe, una leggera interruzione in corrispondenza della respirazione, avanti a tutti. Meno rispetto a stamattina, questa interruzione è più fluida, adesso è leggermente stanca, deve andare,
nella parte alta della vasca la cinese Pang si fa sotto ma è distante. Federica respira a destra, non la vede ma non ce n'è per nessuno, va a toccare con il 1.58.02, nuovo record italiano, ma non solo, migliora se stessa di mezzo secondo ed oltre, non appare stravolta e rilancia, perché questa finale è una finale che insomma con tempi così non si è tanto distanti dal podio, No, è straordinaria la sua condotta e la gestione, la capacità di controllare le avversarie, di venire via al momento che conta, nei secondi 100 metri qua, l'esultanza, e poi si è lasciata andare anche un bel sorriso, era tanto tempo che non la vedevamo così distesa. C'è stato un passaggio a vuoto nella vita peraltro brevissima di Federica Pellegrini, adesso è tornata in piena condizione. Dietro a lei la cinese Pang Yanjing 1.58.68, Lille Hage a 1.59.31 e la Pol 1.59.79, già si rischia di rimanere fuori con l'1.59.79, qualificazione direi senza alcun problema, ma non solo. No, ma molto di più, Luca, diciamolo. Porte aperte a grandi risultati per Federica. Questa è una finale, sarà una finale, quella di 200 stili libero donne, in cui un tempo da 1.58 molto basso potrebbe valere davvero moltissimo, e tra breve immagino Federica Pellegrini sarà da Elisabetta Caporale. Allora Federica, questo tempo, questa vittoria in semifinale 1.58.02, questa gara? Fa ben sperare per domani, insomma. Mi sentivo molto bene, ho provato ad accelerare il primo 100 rispetto a stamattina, sono riuscita a tenere molto bene il secondo, quindi è andata benissimo così, sono contentissima. Credo, ma ecco, essere qui e riuscire ad esprimerti in questo modo significa che sei davvero tranquilla e consapevole di quel che puoi fare? Significa che sono cresciuta dagli europei e quindi sono contentissima. Il primo obiettivo è stato raggiunto, che è quello della finale olimpica, vedremo domani insomma. Qual è la differenza fondamentale da Madrid a qui? Madrid l'hai vissuta male? Sì, Madrid l'ho vissuta troppo intensamente come manifestazione, forse troppa tensione, e invece qui sono partita tranquilla pensando che comunque non avrei avuto niente da perdere perché è la prima esperienza olimpica, quindi è andata benissimo così. Presto. Grazie. Più bella in qualche modo, più ricca di contenuti tecnici e non delle Olimpiadi. Abbiamo visto Emiliano Brembilla noterà in prima corsia in virtù del settimo tempo, avrà in seconda corsia accanto a sé Grant Hackett, non è un duecentista assoluto Luca, però lui a togliere il record a Giorgio Lamberti, ed è in ottima forma in questa Olimpiade. Ha perso più per sudditanza psicologica probabilmente nei 400 stile libero rispetto a Thorpe che non per un reale valore in acqua, e questo invece è Michael Phelps, l'uomo che deve rimettere la tabella a posto, perché in qualche modo una mezza battuta d'arresto c'è stata con la staffetta, un bronzo non se lo aspettava, non era nelle intenzioni, voleva guadagnare uno degli ori che vorrebbe portassero al nuovo record di 8 successi per battere Mark Spitz. E questi Pieter van den Hogeman, c'è un intero blocco della tribuna opposta alla nostra che è praticamente arancione, c'è tutta la squadra olandese per vedere Pieter van den Hogeman, è il primo antagonista per Thorpe. È campione olimpico uscente, secondo performance di sempre e obiettivamente il favorito per quanto visto in acqua fino adesso. È qua il primatista del mondo col suo sguardo sorniono, con questo atteggiamento che non si capisce sia di distacco o altro, ma credo che mai come oggi sia dentro la gara, l'unica gara che gli ha lasciato una ferita profonda dalla Olimpiade di Sydney, quando venne battuta proprio da Van den Hogeman di fronte al suo pubblico. Clay Keller, lui ha alle spalle un'ottima performance sui 400, ha una discreta fama di antipatia diffusa in vasca, ma a parte questo ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter andare piuttosto forte. Clay Keller ha il quinto tempo dell'anno su questa distanza, 1.46.87, un tempo in America secondo solo a quello di Michael Phelps. E poi Simon Barnett per l'Inghilterra, 1.47.72.
in qualificazione, poi 48 e 16 per Rick Sei, un personaggio quasi imperscrutabile in questa Olimpiade, non è certo atleta che manchi di talento, ha colto al volo l'ultimo posto per essere qui e al momento se lo gode, vedremo cosa riuscirà a fare in acqua. È comunque un grande onore essere in questa finale, ci sono più di 30 record mondiali in acqua distribuiti in 4 atleti tra Hackett, Phelps, Van den Hogenband e Thorpe. È una finale stellare e si è riempita la piscina e mai come in questa occasione si è scaldata l'atmosfera del pubblico. Grant Hackett, il cranio rasato, questa stazza infinita. Phelps che ritarda la salita su blocchi, lo seguono anche Thorpe, l'ultimo a salire. La tensione è altissima. La gara la deve fare Peter Van den Hogenband, è lui che deve impostare il ritmo e chi ha voglia di stargli dietro bene. Si parte, 4 vasche che possono valere. Ci prova Phelps da subito, e anche Thorpe in partenza veloce. Guarda che non lascia nulla Ian Thorpe, non gli lascia neanche lo spazio che forse potrebbe avere nella primissima parte di gara. Gli tiene testa fin dalle prime bracciate, il testa a testa che si vede, evidente proprio il loro con Peter Van den Hogenband. Thorpe e Michael Phelps più in alto. Ragazzi, non vuole lasciare spazio al rientro. 24-44 per lui, è un passaggio formidabile, siamo 4 secondi, 4 decimi sotto il primato del mondo. Emiliano un passaggio lento, 26-26, non vuole seguire la scia, ma a centrovasca c'è un'esibizione straordinaria tra questi grandi campioni. Pieter è bellissimo in acqua, sta andando forte al limite del primato del mondo, sotto il primato del mondo, e sotto il primato del mondo è anche Thorpe che lo segue. Adesso rilancia l'attacco, entrano con più veemenza le gambe di Ian Thorpe, va a riprendere quel minimo di svantaggio testa a testa di fatto tra i due, inquadrate anche sott'acqua. Gigantesca la presa in acqua, gigantesca la performance, bellissimo il loro scivolo. E parte l'ultima vasca. 17-72, 17-92, 2 decimi tra Van den Hogenband e Thorpe. Il passaggio di Emiliano Brembilla, 1:21.05. 1:17.72 per Peter, 1:17.92 per Thorpe che sta andando via. E guarda, sta passando. E Phelps tenta il rientro, ma è troppo dietro. E Thorpe si dimostra davvero un gigante, campione straordinario. Ha bruciato le voglie dell'olandese, le ha proprio bruciate con cattiveria. E addirittura arriva stanco, quasi rischia il secondo posto Peter Van den Hogenband. Phelps è bronzo e Ian Thorpe esulta mai come così. mai prima, mai così. È una gara da brividi, mai così. In piedi qua nel stadio del nuoto, una gara maiuscola e la stima infinita dei due ragazzi, questo abbraccio. E Thorpe per la prima volta esultante davvero, è rientrato su un piano umano Thorpe in queste Olimpiadi. Beh, se si può dire questo, Emiliano finisce ottavo. Sì, con 1:48.40. I limiti ottenuti qui da la virata ai 150 metri, credo che sia sì il momento in cui Thorpe con questo pinneggiamento sott'acqua passa e poi se ne va, riesce a mettere la gambata come ai vecchi tempi. 1:44.71 per lui. Guarda, nessuno è mai arrivato a questo tempo. Guarda come rientrava Phelps, è riuscito a imbruttire la nuotata di Van den Hogenband che nell'ultima bracciata era stravolto, credo. Ha esagerato i secondi 50 metri, ha esagerato da subito Van den Hogenband. 50:44 ai 100 metri, 50:42, guardalo. L'hai l'urlo. Ben sottolineato, così l'urlo. Mai. Ha vinto tante volte, ha vinto delle cose clamorose, ha fatto dei record del mondo. Sapeva di essere sulla carta addirittura secondo rispetto a Van den Hogenband questa volta. E niente. 1:44.71 è. Tra l'altro un'ultima vasca piuttosto mai veloce vista. Direi sì, una finale mai vista, questo è uno spettacolo grandioso, valeva l'Olimpiade. Sì, 200 metri appesi a un filo di lana, a una tattica esagerata del olandese, qua si prende un applauso infinito Ian Thorpe, e bisogna dire un applauso così meritato, così grande per un campione straordinario, ma anche grazie ai suoi avversari, al contesto che ha trovato. Un campione grande anche perché gli avversari sono al suo livello e lui li ha trovati nel corso degli anni e quasi sempre li ha tenuti dietro. Che finale.
che la più bella, io andrebbero poi parametrate perché negli anni ovviamente puoi dire le cose cambiano, ma io a memoria nostra, Luca, quindi diciamo gli ultimi 15 anni, una finale così densa di possibili protagonisti e di questo livello non la ricordo. No, c'era il nuoto degli ultimi, dal 98 in poi c'era tutto il nuoto in vasca. Certo, questo esclude Alexander Popov, non era la sua distanza, ma Popov è un nuotatore comunque degli anni 90, al di là dei risultati che riuscirà a ottenere qui. 50 e 100, 200 sono appartenuti raramente, occasionalmente. No, i due proprio mai, ma gli ultimi 6 anni di nuoto sono qua dentro, erano qua dentro in vasca. Adesso entriamo in una finale più breve, due sole vasche e con le atlete che si volgono con lo sguardo al cielo. Anche questo non accadeva da anni, perché normalmente per regolamento le vasche sono state coperte negli ultimi anni, questa invece è a cielo aperto. Abbiamo visto Kirsty Coventry per lo Zimbabwe, atleta in grado di ottenere il record africano in qualificazione, la statunitense Haley Coop per entrare poi nell'otto delle atlete a centro vasca. Prima tra tutte, in terza corsia, la lunga Antje Buschulte, 1:00:17. E poi attenzione, perché qui da una parte c'è Natalie Coughlin, miglior tempo dell'anno, miglior performance al mondo, ovvero primato mondiale per l'americana, 1:00:17 in qualificazione, 59:85 per lei, che è l'unica atleta al mondo ad essere mai scesa sotto il minuto. Chissà se riuscirà a farlo anche qua. 1:00:17 in semifinale lascerebbe supporre che andare sotto il minuto possa diventare, come dire, un'abitudine olimpica per lei. E poi con dedica Enzo Angela, Laure Manadou, il talento francese che abbiamo visto vincere una medaglia d'oro storica per la Francia, che nuota in maniera fantastica, superba, e che potrebbe diventare addirittura un'avversaria preoccupante, se non per la Coughlin, senz'altro per tutte le altre. Louise Ørsted, Danimarca, 1:01:12. Poi Nina Zivaneskaya, ormai da qualche anno spagnola, e Reiko Nakamura. Luca, stavo dicendo di Coughlin e Manadou. Coughlin, abbiamo detto, può andare un'altra volta sotto il minuto. Ha quanto a sé il miglior talento giovane del nuoto mondiale, forse a livello femminile, ovvero Laure Manadou. Una vittoria impressionante ieri e storica per la Francia, e oggi la possibilità di andare sul podio senz'altro. Di impensierire la Coughlin se la gara non dovesse essere sui tempi da primato del mondo. Sono d'accordo con te, anche perché lo stato di grazia che attraverso un atleta come Laure Manadou, che arriva all'Olimpiade e vince, è sensazionale e può essere un volano per la gara di oggi. Sinceramente nel dorso, in questi 100 metri, in queste due vasche, la Coughlin mi sembra abbia una marcia in più. Queste Olimpiadi però sono molto incerte e spesso hanno un capovolgimento di risultato, ma se dovessi scommettere il classico caffè con te, lo metterei sull'americana. Allora, uno contro due, però la Manadou me la daresti, insomma, almeno. Coughlin è strafavorita, l'abbiamo detto, l'unica donna a scendere sotto il minuto. Io vorrei vedere questo bel dorso francese, guarda che partenza, come non detto. Ha scavato già un solco, ha preso un metro secco Nathalie Coughlin, che piccina di statura tra l'altro, è un atleta non certo colossale, non lunga come la Buschulte, è un atleta normale. Si sbanda un po' sulla corsia, si è visto da questa inquadratura, è partita sulla sinistra e poi si è portata sulla destra, forse anche per dar fastidio, per fare turbolenze alla Manadou. Non credo che sia un atleta di questo tipo. Guarda la subacquea, guarda come spinge ancora, non è ancora apparsa, e adesso 2 metri davanti il passaggio ai 50 metri, 28:89 per lei. Siamo in linea con il record del mondo. E qua si accorcia, sta sbattendo le braccia. Attenzione, vanno a rientrare. Guarda in corsia 1 anche, rientra Kirsty Coventry. L'atleta dello Zimbabwe con il record africano reagisce adesso e tiene però con forza e non più con talento. L'americana ce la fa? No. E ce la fa, 1:00:37 contro Luca, 1:00:50 della Coventry. E Laure Manadou è indietro, terza la Buschulte. No, terza la Manadou. Terza Manadou, 60:88. Ha ripetuto al centesimo il tempo della semifinale. Che fatica ha fatto Natalie Coughlin a vincere questa gara. Ha forzato il passaggio.
Non lo so, strano perché... sai, quando forzi così, guarda la partenza, splendida, il bacino che si alza completamente fuori dall'acqua, lei schizza, la cuffia che si stava quasi per perdere, qua inizia l'incubo, non ci vede più, si spegne la luce e Kristy Coventry lontanissima risale. Questo arrivo infinito per lei sarà sembrato minuti, ore, quella bracciata che non arrivava mai a toccare il muro. E poi non vorrei avesse avuto un problema con gli occhialini come è capitato a Luca Marin per esempio. No. Si ritoccava? No? No, 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 no. Non è il caso di acido lattico che è salito fino agli occhi. Cotta. E questo dimostra come sia difficile questa Olimpiade, quanta pressione ci sia sugli atleti, non dico tanto dall'esterno, quanta pressione un atleta si tenga dentro, e questa spesso ti blocca. E ha rischiato di perdere una gara che obiettivamente non, alla vigilia non poteva perdere. La Coventry che migliora ancora il record africano, migliora ancora il proprio personale, il record dello Zimbabwe, ottenendo quasi